Pop art è un termine che deriva dall'inglese out of place artifacts, manufatti fuori dal posto. Sono reperti archeologici e paleontologici che si trovano un po' dappertutto e che secondo le attuali conoscenze non dovrebbero esistere, poiché inseriti in un contesto storico in cui l'uomo non poteva disporne. Di seguito vedremo alcuni tra i più rappresentativi reperti definiti a tutt'oggi Pop Art. Tra i misteri zoologici dell'America precolombiana vale la pena esaminare quello degli elefanti. Gli scienziati sanno, e le loro ricerche lo hanno dimostrato, che gli elefanti hanno avuto una forma primitiva in America. I piroteridi e che pachidermi, mammut e altri mastodonti non hanno sicuramente vissuto in questo continente per almeno 10.000 anni. Eppure, come ci ricorda l'esploratore Hight Verrall, in America's Ancient Civilizations, gli elefanti devono aver vissuto in questa zona in tempi relativamente recenti. Nello strano mondo dei tumuli a forma di animali del Nord America, l'elefante è stato scoperto per ben due volte, uno nel Wisconsin, l'altro tra gli oggetti trovati in questi tumuli. Henri Bouchard, nel suo Handbook of American Archaeology del 1912, ha descritto tubi a forma di elefante, scoperti da H.W. Henshaw, in un tumulo dell'Iowa. Presso la stessa palenque è stato rinvenuto un bassorilievo raffigurante un sacerdote che indossa una maschera dove appare tra le decorazioni la testa di un elefante. Quasi ogni volta che viene scoperto un animale di questo tipo, alcuni archeologi, il cui scetticismo a volte supera la comprensione, lo interpretano come la figura di un mammut o di un tapiro. Anche se nel primo caso dobbiamo accettare l'idea secondo cui gli amerindi ritraevano mammut ancora viventi, nel secondo caso considerare un tapiro al posto di un elefante, senza spiegare la presenza della proboscide, va al di fuori dell'umana comprensione. Per quanto riguarda gli elefanti, il dibattito è iniziato a causa di una scultura di Uxmal. Si tratta di una statuetta con un'appendice sul muso che ricorda la proboscide di un elefante. L'esploratore francese Jean-Frédéric Waldeck, nella sua opera Voyage pittoresque et archéologie dans la Provence du Yucatan, scrisse a questo proposito: vedendo gli edifici Maya, sono rimasto colpito dalla somiglianza di queste strane figure con la testa di un elefante. Questa appendice, posta fra i due occhi e sporgente quasi tutta la sua lunghezza dalla bocca, mi parve nient'altro che l'immagine della proboscide di un proboscideo, perché il muso carnoso e sporgente del tapiro non è di quella lunghezza. La stele B di Copan, in Honduras, raffigura due pachidermi appoggiati l'uno all'altro. Sono senza dubbio elefanti. Eppure grandi pontefici della storia naturale, a partire dal sacrosanto dogma che proclama che i grandi proboscidati non vivono da millenni nel continente americano, sostengono che su questa pietra sono incisi pappagalli stilizzati. Pappagalli con proboscide e zanne ricurve che trasportano guerrieri Maya sulla schiena.
Non per niente, nel 1935, James Leslie Mitchell, in The Conquest of the Maya, avanzò l'ipotesi che gli archeologi avessero deliberatamente mutilato la parte superiore della stele per rimuovere prove che non concordavano affatto con le loro stesse teorie. Una storia già sentita. Esiste un antico e misterioso tempio azzeco le cui rovine sfidano la normale comprensione della storia dei popoli antichi. Il sito messicano, infatti, contiene una struttura che presenta una somiglianza strana e sorprendente con la croce Ankh, notoriamente uno degli emblemi fondamentali della cultura egizia. L'Ankh, conosciuto anche come chiave della vita e croce ansata, è un antico simbolo sacro egizio. Il significato originale di questo simbolo della cultura egizia rimane un mistero per gli egittologi e le teorie proposte sull'origine dell'Ankh sono molte ed in contraddizione fra loro. Certamente si tratta di un simbolo legato alla divinità. Nell'iconografia egizia, infatti, gli dèi sono spesso raffigurati con un Ankh in mano, o portato al gomito oppure sul petto. Tuttavia l'Ankh potrebbe essere un simbolo non solo importante per l'antico Egitto, ma anche per altre culture, molto distanti nello spazio e nel tempo da quella egizia. Tra le rovine di un antico e misterioso tempio azzeco in Messico, esiste una curiosa struttura dalla forma sorprendentemente somigliante a quella della croce egizia Ankh. La costruzione risulta perfettamente allineata ai resti di due piramidi di pietra simili a quelle egiziane. Originariamente conosciuto come Matlasinco, questo insediamento urbano azzeco è parte di quello che fu una potente capitale, da cui i re controllavano un ampio territorio nella valle di Toluca. Chiaramente, gli studiosi convenzionali escludono qualsiasi connessione tra la cultura azzeca e quella egizia, dal momento che si sono evolute sui lati opposti dell'Oceano Atlantico e non possono essere entrate in contatto. Eppure, stranamente, il significato dell'Ankh azzeco sembra parallelo al significato che sta dietro l'Ankh egizio. Calistlahuaca sembra confermare la sconcertante similitudine tra queste due grandi civiltà del passato. Calistlahuaca è un sito archeologico del periodo post-classico mesoamericano, situato nei pressi dell'attuale città di Toluca, in Messico. Originariamente conosciuto come Matlasinco, città dei Matlasinca, questo insediamento urbano azzeco fu una potente capitale, tra cui i re controllavano un ampio territorio nella valle di Toluca. Si ritiene che i primi coloni di questa regione fossero nativi nomadi che utilizzavano il sito solo stagionalmente. In seguito, intorno al 200 a.C., i Matlasinca giunsero e fondarono un piccolo insediamento. Successivamente ricevettero l'influenza della cultura tolteca, e infine furono dominati dagli Azzechi nel 1476 d.C., i quali ribattezzarono la città con il nome di Calistlahuaca. Il sito comprende due strutture importanti, il tempio di Quetzalcoatl e l'altare a croce egizia detto Tzompantli. Il tempio di Quetzalcoatl era probabilmente dedicato al dio Hecatl,
dato che gli edifici circolari del Centro America precolombiano sono generalmente legati a questa divinità. Ecatl, secondo la mitologia azteca, era il dio del vento, una delle sembianze di Quetzalcoatl, il serpente piumato. Dal momento che il vento soffia in tutte le direzioni, il tempio di Ecatl ha forma circolare per ridurre la resistenza dell'aria. Sovente è raffigurato con due maschere sporgenti attraverso le quali soffia il vento. Si innamorò di un'umana di nome Mayawel e donò all'umanità la capacità di amare, in modo che lei potesse ricambiare la sua passione. L'altra struttura, l'altare Tzupantli, si trova sul lato nord della piazza. La forma a croce anche è l'aspetto che maggiormente sconcerta i ricercatori, i quali non sono in grado di fornire risposte definitive sul perché di tale forma architettonica. Originariamente i lati dell'altare erano ricoperti di teschi scolpiti nella pietra. Calistlahuaca aggiunge un nuovo elemento alla teoria secondo la quale tutte le civiltà megalitiche del passato, mesopotamica, egizia, mesoamerica e asiatica, discenderebbero tutte da una grande precedente cultura globale, andata distrutta in un cataclisma di proporzioni catastrofiche. Come ricorda Richard Cassaro nell'articolo proposto nel suo blog, certamente il parallelismo più sconcertante riguarda la civiltà dell'antico Egitto e quella dell'America precolombiana. Entrambe le culture costruirono piramidi, entrambe utilizzarono il simbolismo solare ed entrambe credevano nella vita dopo la morte, preparando i loro morti per il viaggio sacro verso l'aldilà tramite una cerimonia rituale molto elaborata. Calistlahuaca inoltre rivela che entrambe le culture utilizzavano simboli molto simili, come la croce anche per gli stessi scopi, indicare le forze e le interazioni tra la vita fisica e la vita spirituale. La visione contemporanea prevalente tra gli studiosi è che i popoli antichi e indigeni di tutto il mondo erano perfettamente in grado di sviluppare culture complesse indipendentemente da una qualsiasi influenza o ispirazione esterna. Eventuali visioni contrarie sono generalmente respinte ed etichettate come fantasiose, ridicole e imbarazzanti. Eppure, prove di una storia diversa saltano fuori continuamente, in maniera assillante, ad infastidire le teorie lineari e coerenti sviluppate dagli studiosi ortodossi. La questione è che quelle convenzionali sono e rimangono teorie, mentre le prove archeologiche stanno lì e provocano, invitando a considerare un'altra storia.